tutti i calcoli e le considerazioni che abbiamo appena fatto li possiamo ritrovare in questo file dove viene calcolata l'energia meccanica dell'elettrone in funzione del raggio orbitale R, questa è la formula, e ponendo Z uguale a 1, quindi l'atomo di idrogeno, di cui conosciamo il lavoro di estrazione, cioè l'energia di ionizzazione, 13,6 elettron volt, possiamo calcolare il raggio di Bohr, 0,53 angstrom.